Piazza dell'Unità, il concetto del collettivo autonomo studentesco vuole uscire anche dalle logiche studentiste per riattivarsi e riappropriarsi di una città e di valori come appunto l'antifascismo, che riportiamo non solo nelle scuole ma nelle piazze, nelle strade e ovunque andiamo. Quindi oggi mi sembra una piazza molto partecipata, sia dai migranti ai migranti, la presenza di molti precari e di assolutamente centinaia di studenti. Siamo contenti per le iniziative che stiamo portando avanti, speriamo di continuare così. Nella piazza sono state portate avanti appunto attività sportive come appunto una street basket antifa, attività culturali come la presentazione di libri, l'esposizione di libri e la piazza artistica. I nostri attivisti, i nostri militanti del collettivo autonomo studentesco stanno appunto lavorando a uno striscione, cioè una live art performance sulla tematica appunto dell'antifascismo. È la giornata di ieri, durante la quale siamo stati partecipi di un'azione fatta sui pullman appunto dell'ATC, un'azienda che non solo in questi ultimi anni ci ha prestato un servizio che non era sufficiente per la componente studentesca, per i precari e le precarie, i migranti e le migranti, ma addirittura nel prossimo periodo verrà privatizzata. Con la privatizzazione appunto non avremo un miglioramento di ciò che dovrebbe essere un servizio alla portata di tutti, ma semplicemente un aumento dei costi per gli studenti che sono già alti e soprattutto un altro di servizi. Siamo saliti sul pullman, abbiamo bloccato le obliteratrici e tutte le linee che abbiamo frequentato hanno reso possibile alla cittadinanza di viaggiare gratis. Le regole sono ferme e non rispettano le nuove forme.